Questa è la comunità al tartano. Come si fa a non innamorarsi di paesi così, verde della primavera? Guardate che montagne. Io all'interno della mia comunità seguo un po' la sentieristica insieme al mio amico Celeste, così abbiamo iniziato anni fa a fare la sentieristica, così si può dire per scherzo. E poi mi sono appassionato perché comunque girando per i sentieri provi di quell'emozione che da nessun'altra parte la provi se non in alta quota. E da lì è partita la mia passione per fare sentieri, per fare pulizia sentieri, per far sì che la gente che arriva da fuori, come anche comunque la gente di qua, vengano a conoscenza anche di altri posti, altri paesaggi diversi. E da qua, facendo vari sentieri, calcolate che in Val Tartano c'erano già 120-130 km di sentieri. E sistemandoli tutti, facendoli bianco e rosso per far capire dove si andava per non perdersi, insieme a Giorgio Spini, mio omonimo, un grande personaggio. Giorgio mi dice, ci sono sentieri, tanti non si trovano più, già li usavano negli anni 40, 1940, 1950, 60, i primi alpeggi che in disuso, li ha mollati negli anni 70, 75, quindi poi non facevano più la traversata perché negli ultimi anni portavano il formaggio dalla parte valtellinese. Comunque, parlando con Giorgio, dai, cerchiamo questi sentieri, sarebbe bello cercarli anche solo per poterli tracciare col GPS e poi un giorno si farà qualcosa. Non è passato tanto tempo. In un paio d'anni li abbiamo cercati, li abbiamo tracciati e li abbiamo bozzati, segnati col GPS e segnati anche col bianco e rosso. Adesso con il Parco delle Orobie partiranno due o tre progetti e faremo l'Alta Via, un sentiero a portata di tutti, un sentiero che mi parte da campo, si alza in quota a 1700 metri su Indassola e mi fa tutto il giro della Val Tartano, che sono 43 km, e mi scende da Pustaresh, poi passando per il mitico ponte nel cielo. Ritorniamo a campo, poi col tempo faremo, se riusciremo, un paio d'altri rifugetti aperti al pubblico, come quello di Torrenzuolo, il mitico Mooncook. L'Alta Via è tutta in quota, 1800, 1900, 2000 metri, si fa solo la cima di Lemma, adesso non ricordo bene l'altezza, 2200-2300 metri. E quando si arriva in Porcile si può andare appena dietro in Val Madre, che c'è già un rifugio gestito, rifugio Dordona. Poi andando più avanti, dietro al nostro alpeggio di Bödre c'è il mitico Asarin, l'alpeggio Asarin, cioè il rifugio balicco gestito, o altrimenti il rifugio Zamboni. E quello è aperto al pubblico, un po' come quello di Torrenzuolo. Poi si va avanti e un giorno magari riusciremo a fare un bel rifugietto a Pustaresh e così avremo un giro completo dell'Alta Via. Qui in Val Tartano abbiamo più di 200 km di sentieri e c'è il nostro gruppo Sentieri Val Tartano, tutti volontari che aiutano a tenere ordinata la nostra valle, perché gli vogliamo bene alla nostra valle.